Si comincia il disco 2 di Final Fantasy IX. Dopo la disfatta di avvenuta a Burmesia, con il gruppo qua presente, quindi Gidan, Vivi, con Quina e la povera Freya, che ha avuto il suo regno praticamente distrutto, ha perso il suo amato, un regno distrutto, in più l'hanno menata, malmenata, quindi insomma direi che ha passato giornate migliori. Ma il disco 2 comincia da un'altra parte, perché c'è qualcuno che sappiamo si è separato dal gruppo. Ah, ok, Giulia è matto, ok. Roberto, benvenuto, Roberto. Benvenuti a tutti. Oh, porta sud. Quindi si torna da Steiner e dalla principessa Garnet. Senti che trambusto. Sarà a Burmesia? Non è che i soldati col cappello da Merlino li hanno già fatti fuori tutti? Sarebbe stata l'occasione giusta per avere una promozione. Invece, relegato qui al confine. Ci saresti andato veramente? Io odio la guerra. Grazie per il follow, Giulia. Ti adoro. Senti, ma quel guerriero col sacco non ti sembrava strano? No, perché? Ma come? Non ti sembrava sospetto? Minchia. Io sospetto sempre di tutti, ormai dovresti conoscermi. Ma non posso sospettare di uno solo perché ama i sottaceti. In fin dei conti, un uomo che riesce a mangiare quei cosi è da ammirare. Non ti credevo così indulgente. Shh, non dirlo ad alta voce, altrimenti mi levano quest'incarico alla dogana. Riflessioni tra guardie, che non hanno molto da fare, diciamolo, perché non passa mai nessuno dalla porta sud. Ma noi sì, l'avevamo lasciati in treno li ritroviamo. Il conducente ha detto che arriveremo fra poco. Principessa? Signorina Daga? State dormendo? Dormendo o pensando, chi lo sa? La principessa crede a tutto quello che si dice sul conto della regina. Ma io non credo che sia stata lei a causare la guerra. Beh, giunti al castello, le cose si chiariranno. Comunque non sono affari miei. Io devo solo riportare sana e salva la principessa al regno. Stazione in cima al monte! Eccoci arrivati. Grazie infinite. Arrivederci. Comunque c'è ancora tempo prima che arrivi la vettura per Alexandria. Verso che ora arriva? Calcolando che questo Berkumea ci mette lo stesso tempo per tornare a Borden, dovete aspettare tanto quanto ci avete impiegato ad arrivare qui. Sono stato chiaro? Beh, più avanti c'è la sala ristoro, vi conviene aspettare lì. Sì, certo. Che c'è, Steiner? Principessa, ti ho detto di smetterla di chiamarmi così. Qui siamo in terra di Alexandria, siamo a casa. Eh? Beh, non siamo proprio vicini, però. Ah, che meraviglia. Buonasera, Lupin Channel. Buonasera, buonasera. Sono a casa. Ma non vedo il castello. Il regno di Alexandria è immenso. Non è solo il piccolo mondo del castello. Daga. Mi prendi in giro? Pensi che io ignori la vita al di fuori del palazzo reale? Sì. Non volevo. Lascia stare, andiamo. Signor sì. E riprendiamo il controllo della nostra daga. Qui abbiamo anche il cartellone, leggiamocelo. Qui, stazione in cima al monte. Siamo passati dall'altra parte della catena Avus. Questa è una delle mie zone preferite di Final Fantasy IX, perché è quella che mostra un pochino la vita al di fuori delle grandi città, no? Quindi di piccoli borghi, a parte Dali, non se ne vedono. Quindi le stazioni e queste zone un po' cittadine mi sono sempre piaciute. Questa vettura torna a Lindblom, ok. Benvenuti, conoscete il meccanismo delle vetture? Io lo conosco, ma magari qualcuno di voi no, quindi facciamocelo spiegare. Bene, così non perdiamo tempo. Potete aspettare nella sala ristoro qui dietro. Sì, ma io volevo farmelo spiegare. Non lo sapete? Questa vettura è una delle due Berkumea dell'Otto, costruite per collegare le città gemellate di Lindblom e Alexandria.
Le Berkumea funzionano con l'originale motore a nebbia inventato a Lindblom. Sfruttano la forza di gravità. Quando una è qui in cima, l'altra si trova a valle. Praticamente è un contrappeso. Una va giù e tira sull'altra, l'altra va giù e tira sull'altra di nuovo. Tipo una roba... potrebbero brevettarla, una roba del genere. Forse alcuni skift lo fanno. Questa è la signorina in segnalarte. Sì, qua fuori è tranquillo. Nella sala ristoro, invece, c'è sempre troppa gente. Avrei preferito restargli vicino, ma il lavoro è il lavoro. Ah, questa aveva la storia d'amore con il costruttore alla porta sud. Me la ricordo. Andiamo in sala ristoro. Ah, questa è la sala ristoro. Mentre aspettiamo la vettura per Alexandria, cercherò di avere qualche informazione in più. Steiner super. Moguri. Sempre prima cosa da fare. Moguna, cioè Nazuna, Mogunet, consegno la lettera a Nazuna. Mi ricordavo che lei aveva bisogno di una lettera. Una lettera da Gulimo. Scusa per il disturbo, vabbè. Mittente Gulimo, destinatario Nazuna. Cara Nazuna, se guardo Mari innamorata, mi incupisco. Tu sei mai stata innamorata? Io no. Però a vedere quanto soffre Mari adesso, spero proprio che non mi succeda mai, Cupò. Gulimo. La madonna, tutto questo interesse per Mari e la sua tresca. Anch'io non mi voglio innamorare di nessuno. Ma se mama... no, ma se mi innamoro sarà perché ti amo. Vabbè, citazione super italiana. Ti do questo per ringraziarti della consegna. Semi di Cupò che appena potremo riporteremo alla grotta di Ghizamaluk. Mi ricordo di Daga, pensavo che nella mia ultima run la chiamai... ma no! Con un nome che non mi sento di dire a voce, povera Daga. Ogni volta che la chiamavano schiattavo. Non gli volevi molto bene a Daga, eh? Devo chiederti un favore. Consegneresti una lettera a Mochos? E Mochos, Mochos Viledas, sia. Grazie, Cupò. Salviamo, ma sì, salviamo. Primo salvataggio del disco 2, così sparisce quella scrittina disco 2 inizio. E dovrebbe salvarci. Porta sud, sala ristoro. Ok. Allora, vediamo se... perché c'è sempre... oh, vedete? Roba da raccogliere. Molto fine, esattamente. Era una run, diciamo, così un po' nobile la tua. Oltre il confine c'è un nuovo mondo. Comprate degli oggetti. Non so che quali sia il collegamento. Oh, beh, qua roba nuova, come se piovesse. Allora, io prenderei sempre tre robe di tutto, perché possiamo permettercelo. Un idrobacciale in più che magari ce lo chiedono. Mi vado a tornare, voglio di rigiocarcelo. Vado sul PSN della PS3. Devi comprare allora la remaster su PS4, l'Open Channel. Ti obbligo. Perché quella ha anche i trofei, quindi puoi anche divertirti a dire faccio pure le sfide dei trofei. Però sì, molto figo, è un gioco che giocherei all'infinito. Ok, bene, non c'era molta roba nuova. Ma l'abbiamo noi negli equipaggiamenti, eh. Perché comunque abbiamo lasciato una squadra. Siamo pieni di roba, ragazzi. Golosa la cosa, esattamente, Lupin. Allora, tra l'altro hanno visto un quadro di Lupin che mi è stato realizzato dalla mamma di un amico e mi hanno detto, ma assomiglia al tuo amico? E io ho detto, è Lupin? E lui fa, sì, ma sono uguali. E gli ho detto, ok, nel senso è un complimento per lui. Quindi sappi che qualcuno ha visto quello e prima di pensare a Lupin ha detto, sembra il tuo amico. Allora, io direi, dato che tutta questa roba non la possiamo apprendere subito, puntiamo direttamente a avere... quella più forte. Poi apprenderemo le abilità quando ci servirà. Multiracchetta. Benissimo, esatto. Un bel cappello jolly per la signorina. L'idrobracciale così impara siero. Giacca fattata. Oh, t-shirt. Così impara Shell. Shell è una magia che serve da proteggere dalle magie altrui. E scan assolutamente, perché dobbiamo scoprire... ok, Anna Sword, barbuta per vigilanza, vedete, loro sono rimasti drammaticamente indietro con gli equipaggiamenti, quindi c'è da divertirsi con tutta la roba che possiamo apprendere. Perfetto, mettiamogli un po' di abilità,
E proseguiamo. Allora, innanzitutto, nessuno credo ci accecherà in questo posto. Quindi possiamo mettere HP 10% A, così abbiamo più energia, più HP. Volaticida male non fa, perché incontreremo anche... Licenza medica, raddoppia l'effetto curativo delle medicine. Ciao uomo, non riesco ad essere presente, ma volevo salutarti. Assolutamente Marco, anche se mi recuperi in differita, ogni tanto se passi a me fa super piacere. Quindi grazie mille anche per il saluto. Assolutamente, poi fammi sapere sempre cosa ne pensi. Tanto che su YouTube, tanto te l'ho detto, se vuoi puoi trovare le live in versione un po' tagliuzzata, con alcune parti meno lungaggini. Settimana prossima ricomincio anche io. Oh, assolutamente, bisogna fare la super chiacchiera, Lupin. Settimana prossima io ci sono, tu mi dici quando e si fa. Riparare vetture super i bricchi. Che lavoraccio mi sono andato a trovare. Bricchi? Ci sono porte per il passaggio delle vetture e porte per gli idrovolanti. Ma ora quella per gli idrovolanti è chiusa e si può passare solo di qua. Sì, l'abbiamo distrutta noi. Non ci è inseguito il valzer numero 3. Buongiorno. Come va il lavoro? Qual è la specialità locale? Vabbè. Io direi, cominciamo con come va il lavoro. Fin troppo bene, sono impegnatissimo. E la specialità locale? La prelibatezza locale è il panino con la mortadella. Molto fantasy. Se tagli la mortadella a fette tonde, sembra un sorriso. Se poi tagli le fette a metà, sembrano una mezzaluna. È il simbolo della stella, quindi il cuoco un po' confuso. Il sapore del panino con la mortadella della Porta Sud ha conquistato il mondo. Mi ha fatto venire fame. Lei, scusi? Ma guardate, ma è stato zitto. Per Alexandria c'è da aspettare ancora un po'. E questo fischio? È appena partita la vettura per Lindblom. Maledizione, ho perso il treno! Questa voce mi è familiare. Chi sarà mai che parla romano e non è Quina? Guardo la mappa per decidere la prossima tappa. Io voglio vederla la mappa. Me la faccia vedere, signor Steiner. Ah, ok. Pensavo dicesse qualcosa in più, come l'altra volta che ci ha spiegato. Niente. Vediamo chi ha perso il treno. Dai che l'avete capito, Romano. Eccoli là. Ma quello è... Ho perso il treno, e mo che faccio? Non chiedere a me. Colpa tua che hai voluto ammirare paesaggi mangiando paninen con mortadellen. E mo il boss mi va nero. Piantala di frignaren. Io stare zitten con il capo, altrimenti tu caput? Grazie. Visto che c'è tempo, mi mangio un altro paninazzo. Bravo, fai, fai! Ah, Cina, Cina. Infatti il Bercume è passato, è partito. Quindi ora dall'altra parte stanno tirando su quello che arriva da Alexandria. Che belli gli stereotipi su Final Fantasy IX. Madonna, che spettacolo! Ci si proprio minimi! Farabutto! Ah no, era Steiner a urlarlo, quindi farabutto! Tramate un altro rapimento della principessa? Steiner totalmente zenigata, Lupin, diciamolo. Ma con chi c'è là, sto pezzo di latte arrugginito? Avete dimenticato chi sono? Ah, Capiten, il comandante di squadra Plutò! Mo me ricordo, il cavaliere che non sapeva manco recità! Maleducato! Sì, totale. C'ha pure il trucco sotto gli occhi, tra l'altro, mezzazza, tipico di un certo tipo di giappi. Ma tu sei Marcus, che cosa ci fai qui? Cosa ci fai tu qui? E te, invece? Dopo che siamo scappati dalla foresta del Malen? Principessa, non rivolgete la parola a questi mascalzoni! Dopo che siamo scappati dalla foresta del male... Madonna, Steiner! Principessa, non rivolgete! Piantala, Steiner! Ma veramente? Pretendi che non parli con amici che non vedevo da tanto? Amici? Quelli? Ad Alberto Steiner! Comandi! Stancavolata! Che umiliazione per un cavaliere!
Principessa incazzata. Arrivata la vettura per Alexandria. Namo, che è arrivata la carrozza. Dai, Ercina. Guarda che tu te fai andare a Lindblom. Lo so, ma tu vai ad Alexandria. Ya, e prima devo andare a Toleno. Apposta, ti vuoi accompagnare la carrozza? Namo. Steiner super abbacchiato, poverino. Marcus va a Toleno? Andiamo anche noi, Steiner. Steiner, sei offeso per prima? No, no, certo che vi accompagno. Decisamente sì. Decisamente Steiner se l'è un po' presa per questa irruenza di Daga. Non ricordo se c'era uno screen da qualche parte. Forse era uno solo, no? Sì, infatti. Buon viaggio e a presto. No, no, Lupin Channel, questo è l'originale. Originale, originale. La remastered ha i personaggi più puliti e in realtà gli sfondi identici. Non hanno fatto un restauro agli sfondi. Infatti sulle TV enormi non si vedono benissimo, purtroppo. Ci vorrebbe davvero una bella remastered e chissà, chissà. Ci sono rumor che aleggiano di un possibile remake di Final Fantasy IX. Io non credo faranno una cosa di spezzata come con il 7. Magari fanno una sorta di remake Remastered Plus, dove non modificano troppo sfondi e cose. Chi lo sa? Io ci spero, perché davvero è un gioco che io all'infinito rigiocherei. Quindi se mi danno le scuse per farlo, io ci cado. Speriamo, speriamo. Grazie, ci vediamo dopo. Affiere salvato il compare. Blank vuole essere salvato. Il compare. Senti, ma Marcus che cosa va a fare a Toleno? Perché? Pure te ci vuoi andare? Guarda che Marcus c'ha da fa. Sì, ma cosa? Partenza per Alexandria. Muovite, principessa, no, perdi. Presto, saliamo, principessa. Saliamo. Presto scopriremo il buon Marcus cosa va a fare nella città di Toleno. Si parte. Totalmente, è una delle vere rappresentazioni di Final Fantasy, sì. È il Final Fantasy più Final Fantasy di tutti, secondo me, il 9. E lo pensa anche Hironobu Sakaguchi, tra l'altro, il creatore della serie. Lui ha sempre detto che è quello che lui pensava all'epoca della creazione del primo Final Fantasy. Cioè, questo che aveva in mente. Cosa vai a fare a Toleno? Devo salvare il compare. Chi sarebbe il compare? Minchia, Blank. Io chiamo così Blank. Daga, insomma. Già scordaten che lui essere pietrificato in Foresta del Malen? A Toleno c'è il lago di Platino, che guarisce da pietrificazione. Il signor Ercina. Ercina deve tornare a Lindblom per fare rapporto al capo. Ah, ho capito. Ora farei io domande. Dimmi. Dov'è Gidan? L'abbiamo narcotizzato, Marcus. È rimasto a Lindblom. Tu sei proprio egoisten. Prima l'aver usato e poi grazie a Ofidersen. Ma non è così. Lui e tutti voi mi trattate come se fossi una bambina. Non voglio saperne più niente di lui. Beh, allora non se ne parla più. Senti, Marcus, mi fai venire con te? Perché? Mi sento responsabile in parte. Vorrei aiutarti a trovare l'ago di Platino. Non c'è bisogno, ce la faccio anche da solo. Ma più siamo e meglio è, no? Non sempre, Daga. Cosa succede? Sarà un guasto? Vado a controllare, abbiate pazienza. Ah! Un fantasma col cappello da Merlino è piombato sui binari. Col cappello da Merlino? Li abbiamo già incontrati fin troppo. Di che parlate? Mo vedi, Marcus. Che succede?
Il valzer numero 3. Esploso proprio sulla porta di Lindblom. Principessa inutile, non fuggirete ancora. È quello del cargo ship. Fatti sotto, mostro pennuto. Assaggerai la mia spada arrugginita. Aspetta, Steiner. Ehi tu, dimmi. Cosa vuoi da me? Principessa, state indietro, è pericoloso. Principessa inutile, non fuggirete ancora. Che cavolo dici? Non si capisce niente. Ma... messo male, eh? Scocciatori, morirete! Fuori controllo totale, però mi è sempre piaciuto. Il suo ritorno... ho sempre immaginato si fosse buttato sopra i binari per fermare il Bercumeano come un pazzo. Allora, non abbiamo Gidan, ma abbiamo Marcus, che può rubare. Quindi, caro vecchio Marcus, ti tocca rubare tutto quello che ha il signor Valzerino. Mentre noi aspettiamo. Ramo di lampi, vabbè, questo già ce l'avevamo con Vivi. Vediamo se ci offre cose più interessanti. Il terzo oggetto spero non ci faccia perdere tempo come l'altra volta. Cappello Merlino, bravo. Marcus, mi fai un 3 su 3? Thunder. Vabbè, siamo molto allenati noi, abbiamo lasciato Dali belli tosti. Non hai rubato niente, bene, adesso si comincia a ridere, adesso parte la parte divertente. Forza, forza. Derubare. Vai, Marcus. Sennò perdiamo un sacco di tempo in cure. Ruba. Non dobbiamo arrenderci, lo sapete. Bisogna continuare a rubare. Finché non ci dà qualcosa di interessante. Ogni tanto tocco un daga. Energia a Marcus, perché... particolarità di questo boss, fra l'altro, è il fatto che lui non attacca mai daga, perché deve rapirla e non ucciderla. Ramo di fuoco! Ramo di fuoco! Ramo di fuoco, signore e signori! Ora posso devastarti. Un Dividi Impera che ti toglierà tantissimo. E attacco pure con daga. 701, bello! E l'ha sconfitto daga a caso, con l'aria racchetta, da distanza. Ramo di fuoco, ottimo per Vivi. E soprattutto preso con largo anticipo, quindi ne è valsa la pena. Mo basta, valzer numero 3, scompari. Perché? Si può sapere cosa vuole da me? Principessa. Burmesi è stata attaccata da esercito di brutti maghi neri. Lo so. Valzer assomiglia a quei maghi. Da chi saranno stati fatti? E perché si somigliano tutti? Credi che ci sia un responsabile per questo? Chi lo sa? Steiner, basta. Ho capito. Principessa. Fra poco saremo ad Alexandria. Andremo al castello e parlerò con mia madre. Sicuramente capirà. Sicuramente capirà. Guardalo! Che meraviglia, Marcus. Una specie di elfo troll, quelli... ormai manca poco. Hai capito? Alexandria aveva invaso Burmesia. Certo che ho capito, mica mi chiamo Steiner. Sei proprio cambiata. Io? Ti riferisci a come parlo? Non solo. Forse è perché me ne sono capitate di tutti i colori, che... ah, a proposito. Che c'è?
Anche in battaglia sono diventata più coraggiosa. Che vuoi dire? Per salvare Blanc bisogna andare a Toleno e cercare l'ago di Platino, giusto? Tanto anche se ti dico di no, tu fare di tua capa e mi segui. Infatti, allora è deciso, tutti insieme a Toleno. Che posto sarà mai? Dopotutto non è poi cambiata così tanto. Vabbè, poverina, Marcus, non è mai stata fuori dal castello. Toleno l'abbiamo sentita nominare diverse volte, da diversi nobili che parlano con la V al posto della Ewe. Buon proseguimento. Più avanti c'è un bivio. A destra è per Toleno e a sinistra per il villaggio di Dali. Quindi torniamo dove siamo già stati, in qualche modo. Stazione di Alexandria. Eh sì. Porta di Dali, Dali Gate e Treno Gate. Ora vi faccio vedere cosa si può fare. Buongiorno. Ah, signorina Mari. Siamo a posto. Sì, non ci serve nulla, Shura. Bottega di oggetti da Vega. Se alti monti vuoi scalare, tanti oggetti devi comprare. La signorina Vega. Vi ricordate che l'avevamo aspettata? Prima di entrare a Dali. Oh, che meraviglia sti posti. Nessuna difficoltà al mondo minaccerà la nostra amicizia. Undicesimo Granduca di Lindblom, Cid Febul VIII. Ah, quindi non tutti i Febul, anche altre famiglie devono aver governato Leo Lindblom. Per il ventennale di attività delle vetture Bercumea, promotrici delle relazioni tra Lindblom e Alexandria. Sì, se Alexandria continua così. Dunque, di qua si va verso Lindblom, abbiamo detto. Cioè, verso Dali. Ho Lindblom in testa. Ah, la porta! Noi l'abbiamo vista dall'altra parte, se vi ricordate. Di qua si va al villaggio di Dali. L'entrata per Toleno è dalla parte opposta. Vuoi passare di qua? Yes! Li lascia passare, è a posto. Ti apro subito. Piccola deviazione verso Dali. Torniamo a Dali, perché dovremmo poter recuperare due scrigni. Tanto è una delle poche volte nel gioco in cui la Dulce Daga esplora il mappamondo. Perché quando c'è Gidan, viene sempre scelto lui per essere mostrato a schermo. Un po' di mazzate conviene dargliele a questi. Non mi sono curato, forse. Dovrei... Beh, sono degli scarsoni, eh. Infatti c'è Steiner messo malissimo. Ovviamente. Se potevano accanirsi con qualcuno, doveva essere lui. Steiner, vabbè, festeggia da svenuto. Riviviamolo e ora ci riposiamo alla locanda di Dali, eh. Andiamo da Molid, vediamo se il caffè mocca, possiamo consegnarglielo. Però in teoria l'hanno preso gli altri, noi non potremmo averlo. Anche se credo che nel menu compaia. Forse li dovrò dare quando sono tutti e tre, eh. Molid, quanto tempo! Vado matto per il caffè. Solo questo. Il Granduca ha detto di aver chiesto alla banda Tantarus di proteggermi. Perciò, quando lo scenalante ha lasciato Lindblom, la banda era già sopra. Mi chiedo se rubino sempre qualcosa ovunque passino. Bella anche questa cosa. È un piccolo extra, in effetti, eh. Perché queste cose... le leggi solo con Gidan, quindi Daga ha dei pensieri diversi. Le veline, le Gunsacco. Benvenuto, signor Le Gunsacco, benvenuto. Quando ho visto questo logo per la prima volta ho pensato che fosse davvero romantico. Invece è solo un faro che guida il cargo ship fin qui. Su via, Daga, non buttarti giù così. Andiamo a derubare la gente di Dali. La gente di Dali
che si è ritrovata a perdere un intero carico di maghi neri che stava avrebbe voluto portare ad Alexandria per colpa nostra. Non so se si ricorderanno di noi. Dali. Madonna, la musica del mappamondo di Final Fantasy IX è qualcosa di stellare. Non è tanto che siamo stati qui, ma è come se fosse passato un secolo. Chi lo dici, Daga? Vediamo se con le lettere possiamo fare qualcosa. Non credo. No. Non c'è il gestore, io voglio dormire, oi. Papà non c'è, ti servo io. Una notte cosa? 100 guil? Avevo dimenticato i prezzi dei... Manco nei villaggetti di campagna. Ora le cose costano poco. Eh no, facciamo anche la cosa del portafortuna, che l'avevamo fatta con Gidal. Magari con Daga cambierà, così, per divertirci. Ma questo è cartomanzia. È la prima volta che vedo l'originale. Vai. Trascorrerai un periodo noioso, ricorderai un giorno gioioso, tante cose somiglianti ti ritroverai davanti. Amici lasciati saranno ritrovati, se ti senti sfiduciato ripensa pure al passato. Non molto diverso dall'altra volta, il colore è blu stavolta. E qui, se non sbaglio, c'erano i libri per pivelli, secondo Gidan. Ricchi senza fatica. Fregare? Chissà cosa vorrà dire. Daga, Daga. Va bene, ora andiamo al mulino. Forse hanno scoperto nuove cose delle carte. No, credo fossero le stesse cose dell'altra volta. Buongiorno, signora Francesca. Compriamo un po' di robe extra che abbiamo usato per forgiare. Ok. Pelle ce la pigliamo. No, la bronzobarda. Ma sì, una la prendiamo. Marcus lo dotiamo del massimo, fra l'altro. Lui non ha abilità da apprendere, ovviamente, perché lascerà il gruppo, non fa parte della squadra principale. Il Chocobo lavora molto, poverino. Se cavalchi un Chocobo sarà il suo padrone per sempre. Ma in effetti Choco. Là sotto i raggi del sole non lo scaldano neanche. Madonna, Dali sono dei mostri. Diventeremo ricchissimi per Brene, i Pip, urrà! Sarà la famosa ruota dentata. 120 guil, questi forse ce l'avamo persi. Qui c'era il sindaco. Io sono il capovillaggio, tu chi sei? Ho da fare, fuori di qua. Scusate. Beh, il sindaco è sempre stronzo, come sempre. Non sento il rumore del mulino, eh. Ragazzi, se il mulino è fermo... No, non è fermo, gira. È ancora presto per prendere quegli scrigni, probabilmente, quindi. Ti ricordi di me, eh? Sei proprio carina. Conosco un bel posticino. Verresti a vederlo con me? Se non dovessi stare qui a lavorare? Una volta uno è entrato qua e il capovillaggio si è incavolato. Il suo modo di parlare mi ricorda qualcuno. Tuttavia, quest'uomo non mi imbarazza per niente. Invece l'altro, chissà perché. Daga, chissà perché. Chiave di capo. Anche questa ricordiamocela sempre. Niente, il mulino non accenna a fermarsi. Finché il mulino gira non si può prendere nessun tesoro. Va bene. Sappiamo però che prima o poi queste pale dovranno smettere di girare, altrimenti... Qui c'era Mimì, signor sì, vediamo come sta.
Liquore Ghisal. Alcolici vietati minorenni, non si fa credito. Non siamo ancora pronti, ma non sono mai pronti. Non ci servono. Ok, non si fa crea. Sottaceti di Limblum, madonna. Buonasera, Tony Doctor Doom. Bentornato, signor Tony. Stiamo dirigendo a Toledo, eh. Oh! Il vecchio si è spostato. E ora posso prendere l'Elisir. Non sei già venuta? Devi essere matta per tornare in questo posto. Non c'è proprio niente da vedere qui. Un anno fa valeva ancora la pena guardare questi campi. Ma ora tutti li distruggono e lavorano nel sotterraneo. Non credi che Brani sia impazzita? Sì! Sì, hai ragione. Vi aiuterò a riportare il campo allo splendore di un tempo. Lo dicevo che sei strana. Sarei figlia di Brane, non so se lei lo sa. Quella volta fu il cargo ship. Sul cargo ship ho preso io il timone. Incredibile, sembra che sia successo ieri. Bene. Il ritorno ad Ali ci ha dato qualche chicchetta, comunque interessante, di quelle che mi piacciono sempre. Non serve tornare alla grotta di ghiaccio perché non ha niente per noi. Possiamo tornare alla porta sud e dirigersi verso Toledo, ma anche lì, prima di raggiungere la città, ci sarà una piccola chicca. Ritorniamo nella porta. Bellissima comunque la montagna con la porta per le aeronavi. Eccoci qua. Voglio parlare. La porta per l'entrata di Idrovolanti è ancora rotta. Beh, abbiamo radunato un po' di operai. Con poco tempo la riaggiustiamo. Passiamo. Certo che ce l'ho. Ok, andiamo verso l'arco Toledo. Bellissimi questi scenari, per me hanno sempre rappresentato, mamma mia, guardate che meraviglia, il continente della nebbia. Sembra la pianura padana, sembra di guardare fuori dalla mia finestra. 1610 guil. Qualcuno qua era ricco, non si sa perché li ha lasciati lì per noi. Esci di qui, vai sempre dritto e sei a Toledo. Ma lei, signore, invece qua dietro non ha niente da dirmi. Voglio parlare con quello là. Oh, niente. Sono passato attraverso il corpo di una guardia per nulla. Aspetta, se non abbasso il ponte non puoi passare. Ce l'hai, lascia passare. Ok, passa pure. Abbassalo. Se non abbasso il ponte vuol dire do l'ordine. Ecco perché mi sembrava familiare. Arrivederci. Perché anche tu rivedevi la nebbia. Oh, abbiamo passato la porta sud. Io mi ricordo che da piccolo nel disco 1 sognavo di sapere cosa c'era dall'altra parte, insomma. Guardate, tramonto. Perché una delle particolarità di Toledo è che lì è sempre notte. Sarebbe, se Burmesa mi piace perché piove sempre, credo che a Toledo però vivrei totalmente. Bello anche che gli scontri cambino in base a dove siamo. Vedi, il tramonto. Toccata e fuga. Sì, viene l'istinto di rubare, perché così facciamo crescere un po' l'abilità. Come tutti i giorni, esatto, Sanji. La viviamo uguale, allora. Siamo decisamente delle stesse zone, quindi... Vabbè, qui exp pochi. Però su questo altipiano, che tra l'altro si chiama, così per fare un po' di geografia, che mi piace sempre in Final Fantasy IX, altipiano Bentini, vedete là in basso c'è scritto, sotto i guil, in fondo,
a destra, l'altipiano Bentini. Perché Final Fantasy 9, ogni posto, cioè se io vado laggiù, si chiama in un posto diverso, cioè hanno dato una cura anche di... Quella è Toleno, ma noi puntiamo a molto più lontano. Tra l'altro, oltre quei monti, dietro a quell'idrovolante che vedete, c'è Alexandria. Non possiamo raggiungerla, ma c'è Alexandria. Entriamo. Nella misteriosa grotta. Caverna di Quan. Chi sa sa, chi non sa scoprirà che questo Quan non è casuale. Per adesso limitiamoci a esplorarla. Ecco un altro bello scrignozzo. È adorabile controllare Daga. Allora, scendiamo giù di qua. Qui c'è questa fonte di calore, questa specie di terme, che se esaminate... HPMP al massimo, non male. Quindi se uno volesse allenarsi qua sull'altipiano, un etere che non fa mai male, e soprattutto... Scorpius, il terzo stellazio che abbiamo ottenuto. Vabbè, i semi di cupò già l'avevamo letti. Scorpione il pauroso si guardava indietro. Poi vide una salita e osò andare avanti. Storia degli Stellazio. Un giorno avremo la storia completa in mano, tranquilli. Leggo un sacco. Non... Domanda off topic. Non conosco, leggo, nessun sito del genere. Tutto quello che ho creato, compreso il logo del mio canale, l'ho fatto con Photoshop e un po' di culo, un po' di inventiva. C'è scritto qualcosa su questa parete. Sembra un segno che misura l'altezza. Questo è il segno dell'altezza dei vivi a 6 mesi. Vivi? Vedo anche una padella enorme e un uovo altrettanto grande. Tutti i puntini verranno uniti, eh. L'orologio è fermo. Si è fermato proprio una settimana fa, quando sono fuggita via da Alexandria. Si intravede qualcosa in fondo a questo dirupo. Cosa sono? Bolle? Mamma mia, quante cose la caverna di Quan nasconde. Ma non voglio dirvi assolutamente nulla perché le scopriremo piano a tempo debito. Però ci siamo cuccati uno stellazio. Eppure nell'Isir un etere. Una cosa interessante l'abbiamo portato a casa. Ora vediamo di incontrare quel fantasmino che ci aiuterà con le abilità che dobbiamo apprendere. Perché i fantasmini, se accontentati, ti danno un sacco di AP. E poi andiamo a Toleno. ...100% anche qua, assolutamente sì, leggo un sacco. Non credo si incontri però... ...nei boschi. Credo di doverlo incontrare fuori dai boschi. Ecco, queste non sono così simpatiche, eh. Io direi di devastarle... il prima possibile. Ta-da-da. Cioè, guardate quanto ci vuole. Ba-da-da. Blizzara, Madonna santa. Daga in trance. Vabbè, col suo colpo Daga dovrebbe far fuori sicuramente una mandragola. Pure Steiner, vabbè, qui tripudio di trans. Che meraviglia. Ora vi spacchiamo. Uno
Nel muso proprio. Però Bacca non è simpatico, eh. Al di là. Al di là al posto di invoca. Però servono troppi MP. Grande Steiner in trance, non lo ferma nessuno. Bacca, vi ricordo che toglie la differenza di HP del personaggio. Cioè, noi se gli abbiamo tolto 100 HP, lui, Bacca ci toglie 100. Insomma, la differenza tra i loro massimi e quelli attuali. Vabbè, Daga ha fatto quello che poteva. Steiner, pensaci tu. Quindi fortunatamente, non avendola mai attaccata, il suo Bacca non ci ha fatto male. Oh, sono pericolose queste mandragole, però, perché noi siamo fermi ai livelli di Dali e queste erano già fuori dalla grotta di Ghizamaluk. Abbiamo preso Shell. Vediamo se possiamo cambiare asta. Forse sì, perché Shell credo fosse in un'asta. No, era nella multiracchetta, ma... Ok, nella t-shirt, allora possiamo cambiare. Mettiamogli... autopozione. No, invoca è il comando. Solo che quando vai in trance, invoca diventa al di là. Perché è la sua versione potenziata. Non so come fosse in originale, al di là. No, no, non ci sono errori così grossolani, eh. È uno di quelli che ne ha pochi, anzi, Final Fantasy IX. Oh! Questa nenia per bimbi. Guardate, questi sono i fantasmini che avevamo affrontato nel suo terreno di Dali. Questo però è una versione buona, guardate com'è gioioso, angelico. Mi dai una gemma grezza? Per te. Ecco qua. Ora ci dovrebbe dare credo una decina di punti AP, che... Benvenuto a bordo, Irizus! Danne una anche a Pistrex! Benvenuto a bordo, grazie per il follow! Oh, vigilanza! E basta, vabbè. Vabbè. Però 10... 10 punti ce li siamo beccati. Sì, può essere che faccia una cosa di meno ambizioso, meno gargantuesco di Final Fantasy VII Remake, eh. Potrebbe essere un gioco più completo. Poi, come dico sempre, se anche dovesse essere un'operazione identica, ben venga comunque, eh. Cioè, lo amo talmente tanto che... Anzi, quasi quasi l'idea di andare avanti anni... ad avere sempre un pochino di 9 e la scusa di parlare di Final Fantasy 9 schifo non mi farebbe. Comunque, oh, finalmente, dopo tanto peregrinare, salviamo. Tududu. E la prossima meta è la città di Toleno.